io concordo, avendo scelto il metodo della raccolta delle firme per presentare la lista, nel momento in cui c'è un'ombra, soprattutto sul listino, perché questo è il punto cruciale, incertezza c'è. Al mese di luglio o vi sono certezze in tempi definiti sull'esito della legislatura, oppure questo Consiglio, e se non lo fa il Consiglio lo farà il Presidente, prima che parta un film simile a quello che abbiamo visto nella scorsa legislatura, rassegnerà le dimissioni e ridarà la parola ai piemontesi nella prima finestra elettorale utile possibile. La vittoria del Presidente Chiamparino è chiara e inequivocabile, netta dal punto di vista del numero dei voti. Però c'è un altro aspetto, e l'aspetto anche del giocare secondo le regole, perché altrimenti dicendo che non ci sono problemi solo perché è stata una vittoria netta, diremmo che una squadra calcistica, solo perché è la più forte ed è normale che vinca, può anche giocare infischiandosene delle regole. Il TAR la scorsa volta aveva detto che indipendentemente dal numero dei voti che dovevano essere annullati per l'irregolarità della lista dei pensionati, si era comunque turbato tutto il procedimento elettorale, quindi era da annullare l'esito delle elezioni. Esponenti del Partito Democratico, in primis il segretario regionale, nonché capogruppo del PD, Gariglio, aveva detto: noi come Partito Democratico siamo danneggiati, quindi non siamo parte attiva, siamo parte passiva, siamo danneggiati. In realtà adesso sta emergendo una linea diversa, sì, perché a decidere di raccogliere le firme, stando alle dichiarazioni, sono stati proprio il capogruppo, segretario regionale Gariglio, e il candidato presidente Chiamparino. Quindi nel momento stesso in cui qualcuno dice raccogliamo le firme e facciamo una prova di forza, se poi quelle firme rivelano delle irregolarità, il castello va a cadere e giustamente ci si deve prendere le responsabilità politiche. Deve essere un principio sacrosanto di legalità, di rispetto delle regole, che se no inficia tutto quello che viene dopo. E guardate che noi, a viva chiara ancora, con questa modalità, per cui alle opposizioni viene chiesto responsabilità perché Piemonte è in difficoltà, però intanto la maggioranza prende delle decisioni gravissime, pesanti, dolorose sui cittadini, come l'aumento delle tasse, come la revisione della rete ospedaliera in cui sono stati ancora chiusi più ospedali, tagliati reparti, chiusi posti letto e non sono stati fatti investimenti sul territorio. Con una maggioranza che decide delle infrastrutture strategiche del Piemonte, e le state decidendo in queste ore, in cui si investiranno centinaia di milioni di euro invece di investire sul sociale, invece di investire sul dissesto idrogeologico, che sono le priorità, e non è un vivacchiare, significa prendere delle decisioni strategiche. Quindi per noi si fa il bilancio, si fa la legge elettorale e poi si va a casa, tutti, senza paure, senza attaccamenti alla poltrona, e si arriva al voto. Sinceramente, io, fossi al suo posto, Presidente, non avrei minimamente il coraggio di ripresentarmi. Io qua parlo in qualità di consigliere regionale di opposizione del Movimento 5 Stelle, ma non dimentico mai e non dimenticherò mai di essere un cittadino e di rappresentare i cittadini. Io credo che i cittadini piemontesi non meritino tutto questo. Voi avete strumentalizzato e utilizzato in campagna elettorale la storia di Rimborsopoli e la storia della raccolta delle firme false di Cotta. In realtà avete predicato bene, poi alla fine razzolate male. La questione anche qui, le dimissioni, gli ha detto Bono, si danno e non si annunciano. È come se io, i nostri datori di lavoro sono i cittadini. Io al mio datore di lavoro non vado a dire se fra sei mesi la magistratura accerta che ti ho fatto un danno, me ne andrò.
A parte che non me lo permette il mio datore di lavoro, che come prima cosa al limite mi mette in un posto dove sono inoffensivo per i prossimi 6 mesi, se non può proprio direttamente escludermi già. Diciamo che come commentare insomma anche il comportamento, le scelte fatte dal presidente Chiamparino in questa scelta dell'annunciare le dimissioni, paventarle se la questione, se tutti i dubbi non fossero dipanati, ma con un po' di realismo politico secondo noi non poteva fare semplicemente altrimenti, perché qualunque altra scelta sarebbe stata autolesionista o comunque come non dargli ragione, nel temporeggiare insomma, aspettando che cosa succede, cercando di posticipare il più possibile qualunque tipo di scelta drastica per l'amministrazione, per la giunta. Quindi non si è imparato nulla e si fa finta di essere legittimati quando in realtà è solo più una minoranza veramente residua della gente che ha ancora una qualche aspettativa. Quindi qualche domanda bisogna farsela e quindi in questo inquadro l'uscita del presidente Chiamparino come l'unica strategia, l'exit strategy per uscirne relativamente, non dico puliti, ma perlomeno è un'assunzione di responsabilità più che dovuta e forse neanche del tutto sufficiente.